Ferrara si aggiunge a noi, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Ostia. Naturalmente scherziamo, ma mica tanto. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, anche ai suoi Il fatto che telespettatori. Tassone poi alla fine abbia dato dimissioni irrevocabili, la considera una vittoria del Movimento 5 Stelle o con una frase fatta una sconfitta per Ostia intera? Sicuramente questa è una sconfitta per tutti i cittadini. Questa fase che si apre sicuramente sarà difficile, non sarà facile arrivare fino alle elezioni, non sarà facile. Anche perché poi rimarranno solo 2 anni e mezzo, per cui non un'intera consigliatura. Il Movimento 5 Stelle ha fatto un'azione sia propositiva che di denuncia all'interno delle istituzioni. Per quello che riguarda quello che è emerso, credo che le proposte, le denunce che abbiamo fatte siano servite anche a far rilevare alcuni malaffari all'interno del municipio. Io distinguerei le questioni in merito. C'è una questione di amministrazione, si parla di poteri forti, ma c'è una questione comunque legata a Mafia Capitale, o perlomeno per quello che riguarda responsabilità politiche grandi in questo momento. Chiamiamole politiche perché comunque noi non siamo magistrati, ci sarà una magistratura che andrà a vedere fino in fondo quello che è successo. A proposito, volevo entrare nel Parlamento. Penso che questo sia un passaggio importante per andare a chiarire anche le responsabilità politiche, perché ci sono in questo caso. Sicuramente Ostia vive realtà differenti, centri di potere, persone che comunque noi siamo stati pronti prima ad appoggiare qualsiasi proposta che vada verso il bene comune, verso il bene dei cittadini. Lo saremo nella prossima consigliatura. Come amministratori sicuramente perseguiremo questi obiettivi, ma anche se comunque ci ritroveremo all'opposizione. Su questo non c'è dubbio. Sarà Ferrara il candidato mini sindaco? Noi abbiamo un gruppo stupendo, molto unito all'interno del territorio, nel municipio, un gruppo forte, le ricordo che abbiamo preso il 17% alle ultime elezioni, il municipio che comunque ha preso più consenso in tutta Roma. Io insieme al mio gruppo decideremo se è il caso che Ferrara sia il nuovo candidato presidente del municipio, ma potrebbe anche essere un'altra persona, sicuramente avrà il mio supporto e avrà il supporto del gruppo. Perché non mi ha parlato di primarie online? No, perché le primarie online vengono fatte per la fase comunale. Per quello che riguarda i gruppi locali e municipali ancora non sono previste, sono i gruppi locali che comunque con le stesse modalità di trasparenza e partecipazione decidono i candidati e il candidato presidente. Se saranno previste anche per i gruppi municipali, siamo pronti comunque a confrontarci con il web perché comunque è la nostra forza, è la nostra piattaforma principale. Siamo anche nel territorio, naturalmente, con la gente e insieme alla gente. Oh, non vi illudete, fra poco vi porto anche sul tema dei problemi dei parcheggiatori abusivi che insomma ogni estate, come dire, fanno il bello e il cattivo tempo. Sì, potremmo parlare dei parcheggiatori abusivi, ce ne sono tanti, servono più controlli. Ostia probabilmente ha bisogno di più controlli, ha bisogno di più forza in questo senso, però ci tengo a dire che comunque il senso di legalità non deve essere limitato solamente a questo, perché le faccio presente che noi abbiamo denunciato il fatto che comunque nel caso Affittopoli molti parcheggi del lungomare vengono gestiti in questo momento da stabilimenti balneari che pagano canoni irrisori, parliamo anche di 7 euro. 7 euro al mese di affitto, per cui diciamo che il tema della legalità deve essere trattato a 360 gradi, combattendo sicuramente l'abusivismo, ma anche quello che in linea di massima dovrebbe passare come illegale, che non è, perché comunque 7 euro al mese per un parcheggio davanti al mare che poi viene rivenduto a prezzi molto più alti, sicuramente è qualcosa che non dà ritorno ai cittadini, non dà benessere, e per cui io direi di trattare la questione a 360 gradi su tutti i fronti per ripristinare tutta quella legalità che questi anni non c'è stata. Che cos'è che impedisce ad Ostia di esprimere tutto il proprio potenziale in termini economici? La cattiva gestione o la cappa stringente della criminalità organizzata, così come ci stanno rivelando inchieste di questi ultimi tempi, anni ormai sarebbe il caso di dire? La cappa di criminalità di cui parla sicuramente è un fattore che comunque ha un suo peso all'interno del non sviluppo del territorio. E adesso, da domani, voi su che cosa lavorerete? Insomma, guardate anche voi con attenzione quanto potrà stabilire il Campidoglio per questo regime di transizione, su cosa cercherete in particolare di fare pressione? Beh, diciamo che in questo momento a noi spetta fare quello che comunque facevamo in precedenza, ovvero stare a contatto con i cittadini. Abbiamo già cominciato, faremo comunque una campagna sul territorio legata alla cittadinanza, dove ascoltare, come abbiamo sempre fatto, le problematiche, anche per costruire e migliorare il programma che già precedentemente avevamo presentato. Non so quando saranno le elezioni, saranno a ottobre, ci sono 6 mesi, saranno l'anno prossimo, cioè dunque un anno. Comunque il percorso sarà quello di chiedere sicuramente le elezioni.
direzioni, perché comunque pensare che un commissario possa andare avanti a lungo sarebbe una iattura per questo territorio. Bisogna andare al voto, i cittadini si devono esprimere e noi faremo un percorso di ascolto, di partecipazione per costruire basi concrete proprio sul programma. Noi crediamo molto in questo, il programma è la nostra Bibbia, va rispettato, sono le indicazioni che provengono dal territorio, può anche essere modificato, per cui saremo sempre attenti affinché ci sia all'interno del municipio in questa fase, ma anche dopo, quando saremo all'interno delle istituzioni, che penso che comunque questo accadrà nuovamente, non so in che termini, ma comunque ci saremo, un percorso di ascolto e di partecipazione. Naturalmente una parte, diciamo così, importante la giocano gli uffici tecnici, i municipi, ma è vero che al 10 municipio sono sparite le penne, nessuno firma più nessun provvedimento, tutti camminano raso ai muri perché insomma c'è paura che da un momento all'altro insomma, la magistratura spazzi via tutto, allora meglio farsi gli affari propri, è questo che accade. Beh, ad Ostia non solo, perché poi è un problema generalizzato un po' di tutti i municipi di Roma in questi mesi. Sì, sicuramente abbiamo vissuto anche nella parte della nostra consigliatura alcuni problemi in questo senso, ancora di più oggi in questa situazione, probabilmente un po' come ha fatto la giunta, la famosa giunta che doveva essere costituita, perché io ho un'altra visione sotto questo aspetto, nessuno si fida e per cui nessuno vuole metterci la faccia. Diciamo che io credo che bisogna prendersi le proprie responsabilità, bisogna fare un'azione collettiva all'interno del municipio ma anche all'interno della società civile, perché se si vuole cambiare questo municipio lo si deve fare mettendoci la faccia in prima persona, andando avanti. Questo vale per gli uffici, questo vale per chi ha responsabilità, questo vale per la politica, questo vale anche per i cittadini naturalmente. Se riusciamo a trovare una linea comune e un fronte molto forte che vada in questa direzione, Ostia può cambiare, Ostia può essere riconsegnata ai cittadini e si può ripercorrere un percorso di legalità.